E niente, basta, basta, adesso non... E basta, adesso non si parla più tanto dei morti, dai, dei malati, no. Sì, ogni tanto qualche numero lo danno, diamo i numeri, danno i numeri. Diamo i numeri! No, diamo i numeri così, però. Ma è normale! Però, più che altro adesso l'argomento principale è cambiato, cioè... È tutto normale! Cioè, l'argomento principale adesso è l'economia! È normale! L'economia, sì, soldi! È tutto normale! Economia dossier, economia 24, economia... economia, speciale economia, economia virus, l'economia ai tempi del corona, l'economia europea, l'Europa, l'Europe... It's a final countdown! Ma l'economia è normale! È così, siamo poveri, dai, basta, siamo poveri! Rassegniamoci, siamo poveri. Ma quelli danno di più, quelli di meno, quelli non danno. Siamo poveri, poveri noi. Ma è tutto normale. Potremmo aggrapparci comunque a delle piccole speranze, piccole, ma preziosissime. È tutto normale. E sperare di mangiare di nuovo la pasta al forno di zia Anna, o i carciofi fritti di zia Tilde. Mangerai, è normale, tutti, è normale. O il purè di fave, detto fave ciquere di mamma, detta anche zia Lilli. È normale. Oppure i dolci di zia Silvia, cioè queste piccole speranze, piccole, quotidiane, di tutti i giorni, ma semplicissime. È normale. Ma preziosissime, mi aggrappo a queste preziosissime speranze, niente. È tutto normale, fidati, è normale. Che ne so, sperare di ritrovarci tutti, tornare al paese, per dire al paese. Ma tornerai, è normale! Tornare al paese, che ne so, tornare in quella ridente cittadina di Matera, che la mia città era, non lo so, tornare! È normale! Tornare da qualche parte, cioè andare, tornare, boh, non lo so. Ma tornerai, è normale! La speranza anche di... quella piccola speranza di poter stare sotto l'ombrellone questa estate che viene e sentire più pettegolezzi dei vicini degli ombrelloni con quell'accento calabro, quanto mi manca addirittura quel che buh, mi, e da pigli, e per dentro che buona soppressa, e pigli, anduglia, la rosa marina, ma che buona! È normale, fidati, è tutto normale! Poter, che ne so, rivedere un concerto dal vivo, ma anche del figlio, della cugina, del nipote, di qualche parente che fa un saggio di musica live! È normale! Oppure poter guidare l'auto per ore e ore in direzione, ma non lo so, perdersi nelle periferie di chissà quale comune, di quale che provincia, di questa Italia paesana, ecco. È normale, fidati, è tutto normale. In macchina, con lo stereo a tutto volume, cantare bruci la città e crolli il grattacielo, rimani tu da solo, nudo sul mio letto. Ma cosa ci fai nudo sul letto? Vestiti, esci, cammina, vai, questa è la speranza di poter dire a qualcuno, vai, esci, cammina. È normale. Ma poi, accendiamo la TV e l'economia ci attanaglia, Il conto in banca, se prima era zero, adesso è proprio scemo. Cioè, adesso il conto in banca ti guarda e piange lui stesso. Piange di te, di lui, di tutti. Si sono messi d'accordo. L'economia e il virus. Ma è tutto normale. Ci attanagliano le budella, le viscere, l'interiore, gli organi. Tutti un groviglio di bile verde acido, incancrenita, che attanagliamento di palle. È normale. Ma chi se ne frega, dai, Piccole speranze di tutti i giorni quotidiani, che ne so. La mia speranza è quella di rivedere tutti per potersi rifare quelle domande, sempre le stesse domande, proprio quelle. Come va? Tappo? Beh, che si dice? Oh, che stai a fa? Babbo, dai, ci vediamo, dai. Fammi sapere. E niente. Vabbè. Ciao raga, ci vediamo domani, ciao.